Benvenuti al nuovo appuntamento La formazione non si ferma dedicato al racconto del kit Vivichem. In questo secondo tutorial parleremo dei bioprodotti. Allora, nelle biomasse dobbiamo considerare in tutte le biomasse e quindi in tutti i vegetali che sono composti da tre principali componenti: la componente zuccherina, che è formata da zuccheri semplici come il glucosio, o da zuccheri complessi come ad esempio l'amido, che di per sé è già un polimero con tante proprietà anche interessanti che potremo andare a valutare con vari esperimenti. L'altra componente è la componente proteica, oppure ci sono degli oli, vegetali, che è la parte lipidica che è contenuta nelle biomasse. Quando noi la prima parte che si fa praticamente di trasformazione è una semplice trasformazione fisica, non si trasformano chimicamente le biomasse, ma semplicemente estraiamo, per esempio, dai semi, estraiamo l'olio e avanza una parte che tendenzialmente contiene molte proteine e una componente un po' fibrosa e strutturante. Gli oli rappresentano di fatto un po' il petrolio nuovo della bioraffineria, ma è rinnovabile, ovvero vegetale. Con questa nuova materia prima si possono formare attraverso delle trasformazioni chimiche, quindi cambio completamente la natura e le proprietà di questa materia prima degli oli. Non sarà più un olio, ma saranno molecole completamente diverse. Le molecole che andrò a formare si chiamano monomeri, ovvero sono delle piccole molecole, in particolare si chiamano diacidi, acido azelaico, pelargonico, sono delle molecole che tutte insieme, la cui unione delle dei vari monomeri, formano un polimero. Che cos'è un polimero? Un polimero è una macromolecola costituita da tante unità ripetitive. Noi diciamo con un peso molecolare, cioè un peso molto molto alto. Ci sono polimeri naturali come per esempio appunto l'amido. Questo polimero nuovo è un polimero sintetico che costruisce l'uomo, ma che contiene comunque materie prime che sono di origine naturale. Il polimero che si forma in prima istanza è proprio l'origo B, che è fatto da un monomero che deriva dagli oli e da un altro monomero che si chiama invece biobutandiolo, che deriva dalla parte dagli zuccheri, attraverso un processo di fermentazione, come per esempio quella fermentazione della birra, un processo molto più complesso sicuramente, che si chiama biotecnologico, in cui partendo da degli zuccheri noi possiamo ottenere delle molecole che poi ci servono per fare appunto il polimero. Dal polimero, origo B, attraverso un altro processo che si chiama di estrusione reattiva, insieme all'amido, che è questo qua, eccolo, all'amido, quindi amido più origo B, produciamo il mater B. Esisteranno tanti mater B per quante applicazioni ci sono, quindi noi non parliamo mai di un mater B, ma di una famiglia di mater B, ovvero una famiglia di bioplastiche che contengono materia prima rinnovabile, come abbiamo visto, che saranno poi anche biodegradabili e compostabili, e le cui applicazioni le vedremo la prossima volta.